il Signore, voi tutti sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si fa piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Scorrendo le pagine dell'Antico Testamento e ancora con maggiore chiarezza nel Nuovo Testamento, spesso il Signore ci parla degli angeli, questi ministri della sua potenza, ma sono amici nostri che Dio stesso ci ha messo a fianco per custodirci, cioè per difenderci, amandoci come il Signore ci ama. Mettete bene come preliminare del discorso degli angeli queste verità che sembrano cosa di poco conto, ma invece sono importantissime, perché mettono in evidenza il rapporto che c'è fra il cielo e la terra, fra Dio e gli uomini, fra i puri spiriti e le nostre persone umane, che siamo di anima e corpo, vediamo ciò che è materiale, ma non vediamo ciò che è spirituale. Pensate quanta fatica e con quanta carità, dal momento in cui noi nasciamo fino al momento in cui chiudiamo gli occhi sulla terra, questo spirito puro, obbediente a Dio e pieno di carità ci accompagna, ci difende, ci consiglia, a volte ci deve anche rimproverare, ma lo fa con la potenza e con l'amore di Dio. Non ci castiga l'angelo, semmai fa da avvocato presso Dio perché ci risparmi i suoi castighi. Ricordate quando Agar, la moglie di Abramo, che prima era stata schiava di lui, fu cacciata da Abramo, se ne andò insieme al suo bambino verso il deserto, piangendo, perché diceva: adesso io morirò di fame e di sete, Dio non è con me.
A un certo punto, ormai sfinita, non ce la faceva più a camminare, che fa? Prende il bambino, lo va a nascondere un po' lontano dietro una roccia per non sentirlo piangere mentre si sarebbe spento, sarebbe morto lì. E lei si mette a una certa distanza, anche lei aspettando la morte. Invece a un certo punto arriva l'angelo del Signore, la tocca e dice: Agar, non temere, il Signore ha visto la tua onestà, allora stai tranquilla, ecco, riprendi il tuo bambino e continua a camminare, il Signore ti proteggerà, ti nutrirà e da te discenderà un grande popolo. E così fu. Pensate all'angelo del Signore che a Padre Pio continuamente portava le notizie dei suoi figli spirituali. Lo sapevamo, lui ce lo diceva spesso, non era raro il caso di sentirlo dire: beh, se non puoi venire tu, mandami il tuo angelo. E io una mattina, forse le due qualche minuto, ho detto all'angelo custode: già che a quest'ora, come raramente capita, sono sveglio, vai da Padre Pio e digli buona giornata da parte mia. E va bene, poi mi sono lavato e preparato 10 minuti e di nuovo dico: angelo custode, io non lo so se prima ero sveglio o addormentato, vai da Padre Pio e digli buona giornata da parte mia. Verso le 2:30, quindi all'incirca nell'arco di mezz'ora, vado io stesso, perché a quell'ora Padre Pio già aspettava, e quindi sono andato per prenderlo sotto braccio e accompagnarlo in chiesa, dove lui rimaneva in preghiera fino alla messa, che in quel periodo celebrava alle 5. E come mi avvicino alla stanza dico: buona giornata padre. E lui, alzando le braccia, ancora, mi dice, ancora. Era la terza volta che si sentiva dire buona giornata da parte mia. L'angelo quindi aveva obbedito perfettamente, con pazienza. Ti mando, poteva dirmi: ma già mi ci hai mandato una volta, un'altra volta mi ci manda. No, lui non ha detto niente, padre mio mi ha lavato la testa. È così che tante volte noi non ci pensiamo nemmeno all'angelo custode, oppure lo diciamo, no? Quello che la Chiesa ci insegna: angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa. Sono 4 verbi pesanti, importanti. Diciamo pure la preghiera, però chissà la mente dov'è, perché non lo vediamo. Il Beato Eymar, un parroco santo, zelante, generoso, sempre premuroso per i suoi parrocchiani, soprattutto per i malati, quando ormai era vecchio e non ci vedeva più per niente, lui non voleva rinunciare ad andare a confortare soprattutto i malati, no? Quindi nelle famiglie. E come faceva? Da solo, senza essere accompagnato da nessuno, andava. A volte lo vedevano che una macchina gli andava addosso, ma all'ultimo istante lui da qua si ritrovava al margine. Insomma, mai gli è capitato una disgrazia oggi con le macchine. E vabbè, allora lui era tanto devoto del suo angelo custode che non usciva, non entrava, no? Se prima non lo salutava, lo ringraziava, lo salutava e poi via. Ecco come il Signore premia questa attenzione nostra verso l'attenzione e l'amore dell'angelo custode. La festa degli angeli deve essere una festa degli uomini che credono negli angeli, e la Chiesa ha fede negli angeli. Quando rileggiamo, ve l'accennavo prima, i passi dove si parla degli angeli, mi sembra di vedere un mondo strano, un mondo diverso da quello che vediamo noi, dove ognuno va, corre, viene, si arrabatta e non arriva mai, non quadrano mai i conti del tempo, ti scappa.
è già giorno, è già notte, non arriviamo e non troviamo il tempo di fermarci un pochino a conversare con questo dolcissimo amico. Una volta abbiamo chiesto al Padre Pio, ma dal momento della morte in poi l'angelo custode per noi scompare, dopo essere stato con tanto amore e pazienza per tutta la vita, poi ci separiamo, è come se non ci conoscessimo, non fossimo mai stati insieme. È possibile, ecco la domanda, che se noi andiamo in purgatorio, perché se andiamo in paradiso e stiamo insieme, non c'è nessun discorso da fare, ma se andiamo in purgatorio, tra le pene, la solitudine, il dolore, lo strazio dell'attesa di Dio, lui che ci è stato sempre vicino durante la vita e poi ci lascia, è possibile che il Signore ce lo lasci vicino? E Padre Pio ha fatto capire che sì, ecco allora, è il nostro consolatore, direi, anche dopo che le battaglie della vita e i pericoli e le tentazioni della vita sono finite. Perché? Perché l'amore è così, non abbandona mai. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o